Una volta installato Gianropai, siamo pronti per creare il nostro primo progetto. Nello specifico, creeremo un progetto che possiamo già vedere online a questo indirizzo. Possiamo loggarci con user sandbox e password sandbox per cominciare a vedere quello che sarà il risultato finale. In alternativa, il progetto è scaricabile in locale. Ricordiamoci sempre di entrare nella nostra directory di sviluppo che abbiamo creato, quindi cd sviluppo, in questo caso andiamo anche già dentro Gianropai Projects. E a questo punto possiamo scaricare il progetto seguendo la guida che troviamo. Se andiamo su il progetto Sandbox, vedremo che questo è il comando da richiamare per poter scaricare in locale il nostro progetto Sandbox. Perfetto. Se vado nella cartella, noterò che è stato creato il progetto Sandbox. Se invece voglio creare un progetto da zero, devo lanciare un altro comando. Andiamo per esempio su Tutorial. Fatturazione Gianropai, dove troviamo tutta la nostra parte testuale del tutorial che stiamo eseguendo, e noteremo che il comando da lanciare per creare un progetto è questo. Il comando è così costituito: la prima parte chiaramente lancia il nuovo progetto, la seconda assegna un nome con l'opzione meno i possiamo creare un'istanza del progetto, diciamo. Con l'opzione meno p invece possiamo assegnare i package principali. Package principali che in questo caso sono il sys, l'adm e il glbl. L'ultimo è quello contenente di fatto tutta la tabella delle province e comuni e quindi del territorio. A questo punto è stato creato il mio progetto. Vado a vedere, trovo la mia cartella fatturazione, trovo le mie due cartelle instances e packages. All'interno di instances, my fatturazione, config, trovo il mio file di instance config. Lo apro. Come vedo, qua sono stati inseriti i tre package principali che gli ho assegnato. È stato inserito il nome del database. Ed è stato inserito un utente. L'utente è quello che ho creato in fase di installazione di Gianropai. Posso però qua decidere di creare degli altri utenti con delle altre password. Il database viene ereditato dal tipo di database principale, quindi se ho installato Postgres come nella tutorial sulle risorse utili, userò Postgres, altrimenti la assegnazione standard è quella di SQLite. Per proseguire, a questo punto devo lanciare il db setup, che è il comando che genererà la mia struttura del database. My fatturazione, come abbiamo chiamato il nostro progetto, anzi l'istanza del nostro progetto. Una volta che è stato creato il database e la struttura, la relativa struttura, possiamo procedere con l'avvio della nostra istanza. Quindi, come al solito, avviamo il nostro daemon. In un'altra finestra del terminale, invece, avviamo il progetto. Il progetto è avviato. A questo punto lo trovo, come di consueto, a questa URL. Per entrare, come abbiamo detto, utilizzo le credenziali standard. Siamo all'interno del nostro progetto. In basso a destra troviamo un bottone Preferenze, con cui possiamo cominciare a popolare la tabella con i dati dei comuni delle province italiane. Quindi, per esempio, andiamo su Geo Italia e clicchiamo su Restore GLBL.
A questo punto salviamo e se andiamo nel nostro albero, a questo punto dovremmo già trovare le nazioni. Ma soprattutto le regioni italiane con relative zone, le province e tutti i comuni.